Giudicando quello che hai appena visto, secondo te, qual è il prezzo di questo oggetto? Pensaci un attimo. Ci hai pensato? Ora tieni a mente il prezzo che hai pensato e poi dopo a fine video facciamo le considerazioni sul prezzo di questo oggetto. Elec Guru Wow Stick 1F. Questo tool fa del suo punto di forza la qualità costruttiva ed è veramente un'ottima alternativa rispetto ad altre mille schifezze che si trovano in giro. Partiamo prima di tutto ad analizzare le sue caratteristiche. Partiamo dal suo peso. Pesa circa 200 grammi. Questa wow stick sembra essere molto leggera perché è stata progettata in un modo eccellente. Quando la tieni in mano si sente proprio l'equilibrio che è stato creato al suo interno tra i suoi componenti, quindi il motorino, i tasti, le pile e la sua struttura. Quindi diciamo che la sensazione di tenere in mano questa wow stick è simile a quella di tenere una penna. Non dico che è leggera come una penna, però il modo con il quale si tiene in mano la ricorda molto. La batteria dovrebbe durare dalle 8 alle 24 ore. 24 ore di utilizzo continuo di questo strumentino, ma non lo so se due batterie mini stilo siano in grado di alimentarlo per 24 ore, però sono sicuro che almeno alle 8 ore questo strumento riesce a farle. Io l'ho provato in vari modi, diciamo che l'ho torturato anche questo, io mi diverto a torturare gli oggetti che mi mandano. Ho provato a metterla sotto sforzo, ho provato a fargli svitare viti con una forza di serraggio molto più alta rispetto alle sue capacità, ho provato a fargli aprire un sacco di cose, ho provato a tenerlo fermo, acceso in questo modo per un sacco di tempo. Diciamo che in complessivo gli avrò fatto fare circa 3-4 ore di lavoro e le batterie non hanno ancora perso un colpo, quindi vuol dire che il suo consumo non è eccessivo e possiamo affermare con assoluta certezza che almeno le 8 ore dichiarate dal produttore siano veritiere. Poi ovviamente tutto dipende dallo sforzo che voi richiedete al motorino. Se dovete solamente smontare i viti da smartphone, computer o cose simili, non dovrebbe sforzare molto, quindi sicuramente farà anche più di 8 ore. Ma se volete richiedergli più sforzo, diciamo che forse non arrivereste neanche alle 8 ore, ma comunque la sua autonomia non credo che sia un problema. Una cosa che non mi è piaciuta particolarmente è che è molto lento. Guarda un po' il confronto che ho fatto. Tra le sue caratteristiche tecniche troviamo pubblicizzato questo 100 giri al minuto, che a leggerlo dici cavoli, fa 100 giri al minuto. Non sembra male, in realtà sono veramente pochi. È un minuto in più rispetto allo svitamento con un cacciavite tradizionale, fa la differenza quando si fanno molti dispositivi. Quindi mi ha lasciato un po' perplesso questo aspetto. Collegato al fatto che la wow stick è abbastanza lenta, abbiamo un aspetto molto positivo. Diciamo che la positività di questo aspetto supera di gran lunga la negatività dell'altro aspetto. E sto parlando in particolare della coppia di serraggio. Siamo addirittura sotto il newton metro di coppia di serraggio. Siamo intorno allo 0,2-0,3 se non sbaglio. Questo valore così basso nel nostro campo è assolutamente una cosa positiva. Non farti spaventare dal fatto che questo cacciavite elettrico non stringa
lunga a bestie e le viti. Io grazie a questo strumentino, ad esempio, ho scoperto che serravo le viti in modo troppo forte nonostante ci andassi delicato. Lei è sempre lì pronta a fermarsi al momento giusto. Diciamo che la sua forza di serraggio è sufficiente per tenere tutto ben chiuso e ben assemblato senza far vedere degli interstizi tra magari cornici o plastiche. Però la sua forza di serraggio non supera mai quel valore che potrebbe andare a rovinare qualcosa, come ad esempio spaccare qualche plastica o qualche supportino. Lei è sempre perfetta da questo punto di vista. Quindi anche solo per questo aspetto potresti valutare l'acquisto di questo oggettino. Ovviamente sono presenti due tasti, uno per svitare e uno per avvitare. Tra le caratteristiche tecniche troviamo che la Wow Stick viene venduta insieme a 4 inserti, ma questo non è vero, perché come ti ho fatto vedere abbiamo addirittura 18 inserti. Possiamo aprire qualsiasi cosa, ovviamente nei limiti della coppia di serraggio, perché non pensate di poter andare, non so, a chiudere tasselli con questa pennina, perché non è così. Però diciamo che nel campo dell'elettronica lei riesce ad essere versatile. Inoltre, lei monta dei semplici inserti da 28 mm, quindi su internet, in qualche negozio di bricolage, in qualche brico, troverai un'infinità di inserti con tutte le punte che ti potrebbero servire. Quindi diciamo che da questo punto di vista è anche modulare. Le mie considerazioni su questo oggetto sono le stesse che ti ho fatto nel video dove ti proponevo il setup di laboratorio. Però diciamo che provandolo ho trovato qualche motivazione in più che mi avrebbe spinto ad acquistare la Wow Stick, se non fosse che me l'hanno mandata per fare questa recensione. Ad esempio, tenerlo in mano ti fa rendere conto della sua qualità costruttiva. È veramente ottimo il suo corpo in lega di metallo, la sua leggerezza, il fatto che sia così equilibrata, le batterie che durano, i tre LED che sono presenti sulla punta che illuminano il punto dove tu stai andando ad operare. Ci sono tante cose che mi sono piaciute e pochissime che non mi sono piaciute. Vediamo un confronto tra cacciavite tradizionale e Wow Stick. Questo è più veloce ma meno preciso. Questo è più lento ma più preciso. Questo è figo, sì, perché l'ho scelto figo, ma questo è molto più figo. Questo non ha il LED. Questo ti fa fare movimenti di polso che alla lunga ti possono stancare, questo non ti fa fare movimenti di polso. Questo è più pesante, non ci crederete, ma questo è veramente più pesante, ma è il mio modello di cacciavite che è più pesante, questo è più leggero. Diciamo che probabilmente per una questione di velocità potrei preferire questo, ma mi impegnerò ad utilizzare questo perché è più preciso, escono dei lavori migliori. Quindi, la risposta alla domanda: avevamo veramente bisogno della Wow Stick? Per me la risposta è assolutamente sì. Ma perché sì? E soprattutto, perché è cambiata così drasticamente l'inquadratura? Ma non mi sono mica dimenticato di rispondere alla domanda con la quale ho aperto il video, vero? Per me è sì in relazione al prezzo. Quando ho unboxato la Wow Stick ho pensato, mi hanno mandato proprio un oggetto di valore. Cioè, ho pensato che potesse essere un oggetto che costasse, diciamo, l'ho valutato sui 100 euro, tra gli 80 e 100 euro l'ho valutato. Poi sono andato a vedere il suo prezzo, costava meno di 50 euro, cioè per meno di 50 euro è veramente un ottimo acquisto, eh. Bene, ora posso far finta che non sia successo niente e possiamo far riprendere il video da dove era. Mi sono trovato veramente bene in questi giorni di test con la Wow Stick e mi sono anche divertito ad utilizzarla. Quindi per me questo oggetto è assolutamente promosso. Non indispensabile, ma utile. Il video finisce qua. Io vorrei ringraziarvi perché ho fatto forse 2-3 settimane fa il video dove festeggiavo, che bello, abbiamo raggiunto i 1000 iscritti e siamo già arrivati a 1100, abbiamo fatto più di 100 iscritti in meno di un mese, che per un canale di queste dimensioni sono veramente tantissimi. Ho fatto un incremento di più 10% in pochissimo tempo. I canali grandi, ad esempio, non crescono con una percentuale così alta, quindi sono molto contento di quello che sta accadendo. Detto questo, ti consiglio assolutamente di iscriverti al canale prima che arrivi lui,
e ti costringa a farlo. Io farei molta attenzione fossi in te. Noi ci vediamo prossimamente in un altro bellissimo video. Ciao!